Stasera abbiamo toccato tanti punti, tra cui il fare l'attore, farlo a Trieste, la triestinità, insomma, ovviamente fare questo mestiere in relazione a questa regione che poi è a Trieste nella fattispecie, perché si parlava di questo documentario sul film di Bolognini, su Tratto da senilità di Svevo. Si sono dette tante cose, nel senso interessanti, perché parla di dire che cos'è la triestinità. È difficilissimo dirlo a proposito del mestiere dell'attore, lo è anche di più. Sicuramente è interessante, eravamo tante generazioni a confronto. Mi diverto ancora di più perché mi provocano. Mi sono impegnato nel senso che ho dovuto studiare perché non sapevo quasi niente, ho imparato facendolo con un insegnante modesto ma abbastanza bravo per insegnarci qualche cosa, ma è un mestiere che si impara facendolo. Dopo 50 anni mi sto domandando ancora come si fa a farlo, non lo so, non è una scienza esatta. Sì, certo, più uno ha una preparazione accademica, più è avvantaggiato. È un lavoro bellissimo, se si riesce a farlo continuativamente, come è successo a me, e con questa passione, perché è un lavoro difficile, però non è una cosa così semplice come sembra l'apparenza. E ai miei tempi era ancora più facile di oggi, per i giovani oggi è più difficile la storia perché è subentrata la televisione. Gli attori a Trieste sono amatissimi, almeno quelli che si sono dedicati alla città come noi della Contrada, ci vogliono bene. E noi, io oltre al, diciamo, all'applauso sento anche un grande affetto. Io penso che il teatro sia la base di tutta la nostra carriera. Poi c'è il cinema, quando si può fare, e la televisione. Però penso che il cinema sia in mano più alla tecnica, ai registi, che agli attori, alle volte, insomma. Spesso vedo che la mano del regista conta moltissimo, mentre in teatro sei tu col pubblico. È una città veramente teatrale, speriamo che continui così, perché ci sono dei bellissimi teatri, speriamo che questi tagli di soldi e di denaro non penalizzino proprio una città così attenta alla cultura in generale. Subito, con le prime parole che le rivolse, volle avvisarla che non intendeva compromettersi in una relazione troppo seria. Grazie alla Cineteca del Friuli, o comunque a queste occasioni, e forse anche a una, come posso dire, a una natura che è la mia, pur essendo una friulana mezza carnica, molto marina, molto lagunare, sono arrivata felicemente, siamo arrivati felicemente anche a Trieste con questo documentario su Svevo, su senilità, insomma sull'epoca, sui giorni in cui senilità è stata girata a Trieste. Era un documentario sulla carta un po' più difficile degli altri, difficile insomma, vabbè sì, perché ci vuole un solo filo conduttore per fare una cosa, ci vuole e gli altri documentari un po' partivano da questo, cioè da una ricerca, non so, Monicelli che va sui luoghi della Grande Guerra, oppure Bottecchia, l'ultimo giorno, il suo ultimo allenamento, ci vuole un'idea per fare le cose. In questo caso ce n'era più di una, perché c'erano vari filoni, c'era Svevo, c'era la città, c'era i giorni del film, c'era il film stesso, c'era dietro le quinte, c'era i set, e alla fine credo che sia venuto fuori un po' un documentario, se così possiamo chiamarlo, sulla città, un documentario su Trieste. Perché anche adesso ci sono gli uomini di mezza età che inseguono le ragazzette più giovani, ma tutto avviene alla luce del sole, non c'è più questo senso del decoro, dell'ipocrisia che c'era ai tempi di Svevo, che c'era ai tempi di questo film. Il pullover che m'hai dato tu